questa doveva essere una Pasqua a casa per tutti, ma a sgarrare è stato proprio qualcuno che dovrebbe dare il buon esempio. Pensate, ci racconta tutto il nostro Jimmy Chione. No, è uguale. Cari amici di Striscia, è appena passata la Pasqua e come sapete era fatto divieto di celebrare le messe con i fedeli, quindi in tutta Italia le chiese erano vuote, anzi quasi in tutta Italia. Guardate cosa è successo in provincia di Latina. Come testimonia questo quotidiano, le immagini sono state girate domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua. Guardate. Il nostro Gancio entra in chiesa e il sacerdote comincia la messa in presenza di alcuni fedeli, in barba al decreto che ordina la chiusura delle chiese e soprattutto in barba alla sicurezza. Ma non finisce qui, perché il momento più sconcertante è quello della comunione, durante il quale il sacerdote distribuisce le ostie senza alcun mezzo di protezione individuale, con rischio di farsi potenzialmente veicolo di contagio tra un fedele e l'altro. Allora amici, avete visto le immagini? Adesso armato di mascherina andrò a fare quattro chiacchiere con il sacerdote e ovviamente bisognerà anche mantenere le distanze di sicurezza. Andiamo. Jimmy Ghione, Striscia la notizia. Senta, ma lei mi ha celebrato messa il giorno di Pasqua. Sì. Ma non si può. No, la messa possiamo celebrare il privato, solo la chiesa chiusa. Ma non era chiusa, c'erano le persone. No, io ho chiuso le porte. No, c'erano le persone, l'abbiamo visto, l'abbiamo filmato, sì. Padre, e non si può. Poi tra l'altro lei ha dato loro l'ostia senza guanti, non ha rispettato le distanze di sicurezza, non si può, padre. Che state fa adesso? Che lo deve dire? Che bisogna fare? Allora, sì. C'è un decreto, padre, sono delle regole. Sì, lo so, ci sono regole. Ma dove state filmando questo? Non capisco. Eh sì, Striscia la notizia, conosce. Guardi, Jimmy Ghione. Sono io, visto? Prima della messa chiudevo con le chiavi tutte le porte e celebravo. E da anzi, dove sono? Da per dove? Esempio ieri qualcuno ha bussato, neanche ha aperto. Sì, ma allora queste persone che erano dentro la chiesa quando lei ha celebrato la messa, da dove sono entrate? Dal comignolo. No, sono venuti per pregare. Oh, lei doveva dire, purtroppo ci siete si è... fuori. Oh. No, non è successo, non succederà. È successo, ma non deve più succedere. Va bene? Va bene. La salutiamo. Ma il sindaco cosa ne penserà? Venite. Sindaco, ma ha visto queste immagini? Assolutamente sì, e sono quindi... immagini molto eloquenti. Nel senso che le celebrazioni religiose, sì. Se si fanno, si devono fare a porte chiuse, devono essere fatte esclusivamente dal sacerdote da solo. Quindi dobbiamo assolutamente prendere dei provvedimenti. Sì, sì. Ecco, mi raccomando, quali saranno i provvedimenti? Beh, innanzitutto sentire il sacerdote, fargli capire che assolutamente questa cosa non andava fatta, poi rivolgersi alla curia, sì. Perché... e poi rivolgersi alle istituzioni civili, certo. Quindi alla prefettura e alla questura. È chiaro, va bene, grazie sindaco. Grazie a voi. Grazie e speriamo che tutto questo non accada più. Ebbene, la polizia ci ha appena fatto sapere che il prete è stato sanzionato con 500 euro di multa e a breve saranno individuati e sanzionati anche i fedeli che hanno partecipato alla funzione nonostante i divieti imposti dal governo. Però posso questa dire una è cosa, la legge, è la legge ed è giusto, ma mi faceva tenerezza. Anche a me faceva tenerezza il prete giardiniere. Però così ma era giardiniero poi lui, prete? No, non lo so se era giardiniero o prete, tutte e due. Ma poi i guanti non li ha usati per la comunione perché li usava per tagliare l'erba, non può. Ma lo salutiamo perché veramente dai, mi faceva tenerezza. Però le regole la legge. Sono fatte per essere ecco. E basta. E adesso preparate.